fantasmi, figure evanescenti, straordinari segni lasciati da chissà chi, demoni, ipnosi, fenomeni paranormali, casi di cronaca irrisolti, misteri. Tutto ciò che non rientra nella naturale comprensione umana diventa oggetto di spettacolo in televisione e a volte i brividi non mancano. E tutto questo stamattina diventa anche oggetto del nostro album TV. Allora rivisitiamo, rivediamo programmi e situazioni ammantate di mistero e che hanno accompagnato le nostre serate davanti al televisore. Lo facciamo come sempre con l'aiuto dei nostri ospiti, ai quali diamo il benvenuto, Federica Gentile. Buongiorno, grazie. Che ha condotto, non a caso, un programma sui fenomeni paranormali. Silvano Fuso, studioso di paranormale, e Ingrid Muccitelli, che ci aiuterà a sfogliare il nostro album TV. Per sdrammatizzare però iniziamo con riderci sopra, perché dopo paura. Preoccupata? Un po'. Paurissima. Intendiamo per astrologia, intendiamo quella scienza che si occupa dei fenomeni, alcune volte positivi, altre volte negativi, altre volte deleteri. Gemelli, i nati sotto questo segno avranno nel corso della settimana scarsissimo successo in amore. Pronto? Pronto? Scusi, a chi è che gli va male che le donne? Gemelli. Ai gemelli? Sì. No, macello proprio! Ci avevo organizzato con una per provarci, era una che ci stava pure, era difficile da bianco. Mi dispiace. Questa gliela proprio, è macello totale proprio. Compra di giornaletti. Buonasera, sono Mario. Volevo chiedere, ma secondo quello c'è vita nell'universo? La vita nell'universo, tu come la vedi? Ma io credo di sì, non posso credere che siamo soli. La seconda che hai detto, siamo soli, siamo allora soli. Non c'è vita? Ma niente, niente, niente? Ma giusto un po' il sabato sera, però è poca roba. Allora, Federica, dicevamo prima che tu hai condotto un programma, questo programma intitolato Presenze, e tentava di rispondere al quesito se esistano i fantasmi. Per la tua esperienza, secondo te, esistono? I fantasmi? Guarda, io parto agnostica, quantomeno, insomma, nel senso che mi piacerebbe avere una dimostrazione in tal senso, ne stiamo parlando anche adesso. E io non li ho incontrati, non so come dire, cioè, mi è capitato mai di avere però delle esperienze sicuramente molto forti emotivamente, guarda, perché devo dire che per un motivo o per un altro, insomma, di fenomeni che io non sono riuscita a spiegarmi, ne ho vissuti. Per esempio, entri in una stanza piccola e dove magari il sensitivo che è con te avverte qualcosa e allora dice no, aspetta, vediamo qui perché sta succedendo qualcosa. Tu entri, certo hai la troupe, eccetera, quindi entri in 13 persone dentro una stanza, io ho il termometro in mano, la temperatura sale, un grado, due gradi, tre gradi, dice vabbè, certo, sei in 13 in una stanza, no, fai calore comunque, fino a qui ci siamo. Quando a un certo punto... Basta, finito tutto, tu rimani in 13 in quella stanza, termometro in mano, cioè non cambiano le condizioni intorno a te e la temperatura comincia a riscendere. Allora lì ci saranno mille spiegazioni probabilmente, però un po' di suggestione ti viene, nel senso, quando tu sei lì, ovvio, poi magari è notte, no, insomma, un pochino attenzione, di suggestione. Attenzione, perché tra poco vedremo una sequenza molto interessante e particolare. Nel film Tre scapoli e un bebè, all'improvviso compare un bambino. Nella sceneggiatura e nelle riprese non era previsto e non si trattava di un effetto cinematografico. Poi si è scoperto fosse l'immagine il figlio deceduto della proprietaria della casa nella quale è stato girato il film. Guardiamo. Allora, dov'è? Oh mamma, vieni, vedrai che delizia, non crederai ai tuoi occhi. È così bella, così bella, somiglia tutta a te. Voi ragazzi vivete come selvaggi. So, mamma. Guarda, guarda, eccola. Ti piace, mamma? Oh, com'è carina. Amore, come sei bella. Fatti prendere in braccio. Sei contenta di venire in braccio? Sono senza parole. L'hai presa in braccio come una professionista, mamma. L'ho presa in braccio come una nonna. Sai, ho una certa esperienza. Tesoro, fatti vedere. Oh, quanto è dolce. Come si chiama? Mary.
Mary. La vedi? E vedi come mi guarda? Non ti è sembrato che mi sorridesse? Già, è proprio come me, eh? È meglio non fare paragoni, Jack. Allora, oh, è stato evidenziato dal cerchietto. Adesso non so quanti di voi abbiano visto questo film, che peraltro è stato un film di successo di cassetta. Come no? Vi siete mai accorti della presenza? Come ve la spiegate? Ma questo è un esempio tipico di non mistero, cioè nel senso che questo caso è ben noto a chiunque si occupi di paranormale e soprattutto a chi si occupi di leggende metropolitane, cioè nel senso che l'origine di questa figura evanescente ormai è ben chiara, e ciò nonostante si continua ad alimentare questo mistero che, ripeto, capito, mi scusi, un conto è impressionare una persona, un conto è impressionare una pellicola. Certamente. Allora, era emerso oramai, al di là di ogni dubbio, su dichiarazione dello stesso regista del film, che questa figura era originata semplicemente da una sagoma di cartone, cioè un manifesto pubblicitario che qualche attrezzista erroneamente aveva lasciato sul set di scena. Sono errori abbastanza comuni nei film, sono quelli che tecnicamente si chiamano bloopers, per esempio, non so, un caso celebre è l'antico romano in Ben-Hur con l'orologio al polso. Quindi è un errore che ha determinato l'apparizione appunto di questa figura apparentemente misteriosa. Un'apparizione non è, nel senso una... Che chiaramente non è un'apparizione, è una cosa perfettamente normale. Un altro aspetto che è stato chiarito: non è assolutamente vero che questo film sia stato girato in una casa alla quale lei faceva riferimento. Il film è stato interamente girato in uno studio cinematografico a Toronto, per cui anche il discorso, no, del bambino che era nella morto leggenda, nella casa è assolutamente un'invenzione priva, priva di fondamento. Ma anche un'invenzione pubblicitaria magari, no? Sicuramente questa vicenda ha giovato molto ai produttori magari, per fare pubblicità anche al film, del film. Ingrid, che cosa hai trovato? Qualche mistero legato a casi di cronaca risolti? Misteri, sì, esatto, perché poco più di 20 anni fa, più precisamente l'8 aprile del 1990, debuttava sul canale americano ABC uno dei telefilm più misteriosi della televisione, Twin Peaks, che arrivò in Italia nel 1991 sul canale 5 con il titolo I segreti di Twin Peaks. Infatti lo ricordiamo tutti e diventò proprio un grande successo. È indimenticabile la frase simbolo di chi ha ucciso Laura Palmer e anche la sua inquietante sigla iniziale che stiamo sentendo, stiamo ascoltando. Io lo guardavo di nascosto, Twin Peaks. Di nascosto lo guardavo. Anche la notte poi. Non dormivo, avevo paura. Comunque la televisione, oltre che finzione, è anche realtà. Domanda: cosa determina secondo voi la curiosità del pubblico televisivo intorno a fatti di cronaca come il delitto di Carlasco, quello di Perugia o quello di Erba, tanto per citare i più recenti? Beh, indubbiamente questi fatti di cronaca attirano l'attenzione, ognuno di noi solo morbosità. È affascinato. C'è da sottolineare appunto riguardo agli aspetti misteriosi che molto spesso questi fatti di cronaca nera vengono sfruttati dai cosiddetti operatori dell'occulto, medium, sensitivi, eccetera, per autopromuoversi. Per esempio, non so, era balzato agli onori della cronaca il caso, no, di quella ragazza ritrovata in fondo al lago di Como, e si era fatta avanti la sensitiva, la quale sosteneva di aver dato indicazioni precise alla polizia. In realtà, se si vanno a vedere poi come sono andate realmente le cose, si scopre che non c'è assolutamente nulla di attendibile. Questo è un tema importantissimo, no? Anche per diffidare invece, certo, da molte persone che magari cercano di approfittarsi della buona fede delle persone che appunto stimolate comunque da una curiosità che tutti abbiamo, no, nei confronti del mistero che è ancestrale, credo, insomma, deriva veramente proprio, sono gli interrogativi ancestrali che l'uomo si pone da sempre, che poi nelle varie epoche vengono declinati ovviamente in maniere, in modi diversi. E a proposito di declinazioni, c'è chi in televisione si accredita come intermediario con il mistero e il paranormale. Alcuni esempi. Mettetela così. Formate il triangolo della vita. Utov Kalem. Ruotate il senso anti-orario. Poi verso sinistra. Itor Ausim. Questo è il rituale per la ricchezza. Ascoltami attentamente. Io conto da 1 fino a 3. Al numero 3 sentirai gli occhi stanchi e li chiudi tranquillamente. 1, 2, 3. Aiutatelo.
figlio mio. Poggio la testa. Ecco, piano piano, completamente duro e rigido. Più rigido, rigido, duro, una statua. La testa sta sicuro. Fattene, preso tu. Fattene, ti verrò. Gesù ti amo. Coraggio, Gesù ti amo. Coraggio, Gesù ti amo. Gesù ti amo. Professore, queste tecniche le sembrano da imbonitori o hanno un qualche fondamento scientifico? Non ce lo chiediamo sempre. Certo, ma dunque io vorrei precisare che come CICAP, cioè l'associazione di cui faccio parte, noi non siamo assolutamente interessati a dare giudizi morali sulle persone, cioè a noi non interessa che queste persone siano in buona fede, siano in mala fede. A noi interessano unicamente le affermazioni che queste persone fanno. E ci interessa analizzare se queste affermazioni hanno un fondamento o meno. Ora, purtroppo tutte le volte che queste affermazioni, quindi questi vantati poteri di questi personaggi, sono stati sottoposti a verifiche, purtroppo non è mai emerso nulla di convincente. Il problema è proprio quello dei controlli. Piero Angela, che è un po' il papà, sì, no, della esatto, nostra associazione, ha enunciato quella che noi scherzosamente chiamiamo legge di Angela, cioè se i controlli sono zero i fenomeni sono 100, viceversa se i controlli sono 100 i fenomeni tendono a zero, e questa purtroppo è la realtà dei fatti. Un altro dei grandi misteri che ci appassionano è quello legato alla presenza o meno di civiltà extraterrestri. Per introdurre questo nuovo capitolo ci affidiamo a una serie di telefilm mitici per quelli della mia generazione, coprodotto dalla Rai, Spazio 1999. Il mitico Barry Morse. Professore, sinteticamente, fenomeni come i cerchi nel grano, i misteri legati alla costruzione e all'orientamento delle piramidi, hanno mai rivelato qualcosa di veramente convincente? Dunque, anche qui il discorso sarebbe lungo, in pochi secondi posso dire sinteticamente di no, cioè nel senso che quando questi fenomeni sono analizzati dettagliatamente non emerge nulla che non sia interpretabile in modo assolutamente normale, in modo assolutamente scientifico. Vorrei sottolineare una cosa, le spiegazioni misteriose, paranormali, eccetera, di solito sono molto facili, molto comode da formulare. Invece la ricerca della spiegazione reale molto spesso richiede tempo, richiede fatica, però sicuramente è molto più gratificante anche crederci, dal punto di vista intellettuale. Sono scorciatoio della realtà. Esatto, purtroppo molto spesso si cerca la scorciatoia. Ingrid. È affascinante comunque, no? Extraterrestri. Extraterrestri, sì, il mistero dominava le vicende narrate in uno dei primi sceneggiati Rai dedicati proprio alla fantascienza, A come Andromeda. Infatti tutto il racconto si concentrava proprio sulle azioni del personaggio di Andromeda, interpretata da Nicoletta Rizzi, un clone di donna che univa aspetti umani a quelli di extraterrestri. E dobbiamo ricordare anche Vannucchi e la Pitagora, vai Miriam. Il mistero più grande però fra tutti quelli che abbiamo attraversato questa mattina resta sicuramente quello dell'aldilà. E Totò con la sua alivella è riuscito a parlarcene con estrema naturalezza ed ironia. Ancora oltre. Sopportare non posso la vostra vicinanza, puzzolente. Fa d'uopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avesse fatto che Stuart, mia moglie è stata a fare sta fessaria. Io che poteva fare? Io ero morto. Se io fosse viva, va a farmi contente. Pigliasse la casciolilla che qua tosse e proprio poi, in questo momento, me ne trasessero in denata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fammi abbreviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e te sentì. E si perda la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma gli ti grida adesso, non oddio,
Cadendo voi capi che si mi vuole, morte si tu e morte so pure io, ognuno come nato è tale quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifanie, tu vuoi mettere in capo in da cervella che stai malato ancora di fantasia? A morte, o sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasendo sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora che sto conto. Perciò, stamma a sentì, non fuori stiva. Sopportami vicino che ti importa. Sti pagliacciati fanno solo le vive, noi siamo serie. Appartenimmo a morte. In questo caso è opportuno il ricordo e la memoria. Grazie Federica Gentile, grazie Susanna Russo e Ingrid Muccitelli. E adesso colonnello Laurenzi, abbiamo bisogno delle previsioni del tempo. Vere, non paranormali.